Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti in questo video, in questo Cinezone Unboxing. Finalmente, dopo un mese, mi è arrivato un pacchettino. Ne sto aspettando altri due che penso non arriveranno mai, ma pazienza. Bene, andiamo a fare l'unboxing. Vediamo cosa c'è dentro. Iniziamo. Beh, è piatto, quindi penso proprio che sia. Eccola qua. Cos'è? Andiamo a vedere. È una tessera multiuso, una tessera tattica, chiamatela come volete. Oh, carino che c'è anche il libretto delle istruzioni con scritto tutto. Interessante. E questa è la tessera multiuso. Abbiamo un seghetto. Poi abbiamo qua una specie di goniometro per misurare gli angoli, un apribottiglie, abbiamo una lama, piuttosto tagliente anche sembra, un apriscatole e dei fori per le chiavi esagonali, questi qua più grossi e questo più piccolo, e un righellino. Davvero sembra molto carina comunque, anche ben fatta, vediamo dietro. Questa invece è la custodia in molto 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 simil pelle, perché in realtà è plasticone, però comunque fa la sua figura. Mi sono dimenticato che qua c'è un cacciavite a lama e questo qua è il foro per mettere un cordino, presumo, stainless steel. Andiamo a vedere come viene chiamata e soprattutto il prezzo, che è la cosa più importante, di AliExpress. Il costo di questa carta è di 63 centesimi se lo acquisterete su smartphone, invece se lo comprerete tramite browser sarà di 85 centesimi. Adesso vediamo come la chiamano su Google su AliExpress. 11 in 1, in acciaio inox, carta di credito del raccoglitore scheda, strumento di sopravvivenza, ricordatevelo, coltello da tasca, strumento tattico multiuso un'altra volta, attrezzi di campeggio. Un'altra cosa importante che non vi ho detto è il peso di questa tessera, che sono appena 25 grammi, quindi la potrete tranquillamente riporre nel vostro portafoglio senza che pesi un quintale. E siamo giunti al termine di questo video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like a questo video, di commentare, soprattutto di attivare le notifiche, la campanellina sotto le visualizzazioni, e vi chiedo anche di seguirmi su Facebook e su Instagram. Ci vediamo alla prossima, grazie!